Buonasera, io sono Leonardo Petodio e il nome della mia città cambia sinistra persona. Questa sera modererò questa assemblea pubblica, questo confronto sulla questione acqua pubblica. E vado subito a presentare le persone che con me, insomma, cercheranno di... Qualcuno può dire alle persone che le scale che stanno in silenzio, insomma, no, perché col microfono penso che è un po' troppo... Va meglio così? Ok, allora vado subito a presentare le persone che questa sera ci insomma, daranno una mano a capire qualcosa in più sulla questione dell'acqua pubblica e di chi oggi si occupa della sua gestione, ovvero la Tori. Allora, alla mia sinistra c'è l'avvocato Peppe Grauso, che è l'avvocato che da anni sta seguendo le questioni relative all'acqua pubblica nel territorio nolano-vesuviano, nonché referente anche della Federconsumatori. L'avvocato nel 2012 ha presentato insieme ad altri cittadini un ricorso sull'aumento delle tariffe, vinto ricorso al TAR sull'aumento delle tariffe appunto della Tori. Alla mia destra c'è il sindaco di Somma, Pasquale Piccolo, e l'avvocato Raffaele Simone, che è il sindaco di Roccaraiuola. Allora, perché siamo qui? Perché siamo qui, insomma, con questi amici? Per parlare di acqua pubblica, e chi ci conosce sa che noi da anni a Somma ci occupiamo della questione dell'acqua, e in particolar modo a partire dal 2010-2011, le prime forti crisi le crisi idriche che ci hanno colpito il territorio sommese, ma in generale il territorio vesuviano negli anni passati, sono state l'occasione per un gruppo di cittadini, di militanti politici del territorio, di seguire da vicino la questione dell'acqua. E in quelle occasioni lì, drammatiche per i cittadini sono vesuviani, alcuni di noi hanno avuto la possibilità di conoscere meglio e da vicino il problema, quale fosse il problema, e conoscere da vicino quelli che erano gli organi appunto che gestivano il servizio idrico nel territorio della provincia di Napoli, provincia di Salerno. In quegli anni abbiamo avuto appunto la conoscenza del problema e ci siamo stati tra coloro che, insieme ad altri cittadini del territorio vesuviano, dei comuni limitrofi, hanno partecipato a una serie di manifestazioni che poi hanno condotto a quella che prima la raccolta di firme e poi la vittoria del referendum del 2011, che approvava quattro presidi, due in particolare che trattavano dell'acqua pubblica. Questo insomma è uno dei temi in generale dei beni comuni, in particolar modo dell'acqua pubblica, è uno dei temi a noi molto cari. Adesso si riparla in questi giorni, purtroppo sempre in maniera drammatica, della questione dell'acqua pubblica, perché un po' tutti noi ci siamo visti recapitare a casa le cosiddette bollette pazze, ovvero quelle che sono una discussione di cartelle pregresse degli anni precedenti appunto al 2012, che hanno appunto colpito i cittadini di questo territorio. E su questo insomma c'è molta disinformazione. Questo vuole essere un momento dove fare chiarezza appunto su questa questione delle cartelle impazzite, ma non solo, ma in generale su quello che è il rapporto tra cittadinanza, istituzione, quindi comuni e quindi bacino, lato 3, è quello che è il gestore della nostra acqua, quella che ci arriva nei rubinetti di casa, ovvero la Tori.
Stasera l'obiettivo è quello di fare chiarezza, lo facciamo attraverso Peppe Grauso, che ha seguito e conosce ben da vicino la questione dell'acqua pubblica, e attraverso uno dei sindaci del territorio che partecipe a questo, io lo chiamo processo virtuoso, appunto, che sta mettendo in difficoltà tutti coloro che pensavano che l'acqua pubblica potesse essere gestita in questo modo da una società che per metà capitale pubblico, per l'altro invece per un 38% non lo è pubblico. E lo faremo attraverso il nostro sindaco, chiedendo appunto a lui qual è la situazione, qual è lo stato dell'arte e qual è il potere che i comuni in questo momento, in particolar modo un comune come Sogno Vesuviana, può avere all'interno del lato. E faremo la nostra, penso che alla fine di questa assemblea, di questo dibattito, concretizzeremo anche la nostra proposta. Questo vuole essere un momento di opposizione, naturalmente, perché la città cambia sinistra del sogno è una forza di opposizione a questa amministrazione cittadina, ma vuole essere un momento di proposizione per formulare una proposta che possa essere convincente per i cittadini e che possa appunto tutelare la cittadinanza sommesa. Quindi noi, non avendo una rappresentanza consigliare, non potendo fare una richiesta scritta al sindaco Piccolo, lo facciamo attraverso questa formula qua. Dico subito che se noi avessimo avuto un consiglio comunale, nel primo consiglio comunale utile avremmo formulato subito una richiesta, così come San Giuseppe Vesuviano e altri comuni del territorio stanno facendo, una richiesta per seguire quel percorso virtuoso che alcuni sindaci che fanno parte dei 76 comuni del lato 3 stanno mettendo a punto. E di queste ore, appunto, la richiesta di 26 comuni, lo dico questo per informazione, di 26 comuni del nostro territorio che appunto hanno chiesto alla Presidenza del Consiglio un incontro in cui chiedere, riottenere competenze in materia di acqua pubblica. Allora, io do subito la parola a Peppe Grauso, che penso ci farà una panoramica anche dal punto di vista legale di quelli che sono stati i rapporti tra istituzioni, quindi bacino ad O3 e quello che sono il rapporto con la gestione delle acque pubbliche, ovvero la CORI, e facendo sicuramente un riferimento a quello che insomma in queste ore ci preoccupa a noi cittadini del territorio, ovvero le cartelle cosiddette impazzite, perché anche su questo è stata fatta tanta informazione, è stata fatta tanta disinformazione, è stato detto ai cittadini di non pagare, poi è stato detto di fare un ricorso con un raccomandato del territorio. Insomma, io penso che su questo sia le istituzioni ma sia comunque i cittadini più informati, coloro che hanno seguito la questione da anni, hanno il dovere di dare delle informazioni. Ringrazio Lorenzo per l'occasione che viene data anche qui a Somma Vesuviana di fare un attimo il punto su questa vicenda che appunto si protrae da anni ormai e si incancrenisce se possibile sempre di più. In realtà gli argomenti sono collegati, la questione del percorso virtuoso per arrivare a un superamento della gestione privatistica dell'acqua che hanno intrapreso alcuni sindaci del lato 3. All'inizio erano una decina, poi mano a mano si sono allargati sempre di più, adesso appunto l'ultima iniziativa presa, che prima richiamava Lorenzo, al Consiglio Comunale di Castellammare, 26 sindaci hanno firmato una lettera al Presidente del Consiglio per chiedere che venga ripristinata la legalità in Regione Campania come nel resto d'Italia, cioè che i comuni rientrino nelle competenze in materia di servizi idrici, perché la prima cosa che dobbiamo sapere è che sono 2 anni che la Regione Campania si è dimenticata di fare una legge che istituisse i nuovi enti di governo del territorio, ha prodotto un commissariamento che anche da un punto di vista giuridico è una roba abbastanza mostruosa, perché commissaria enti soppressi, quindi un ente che è stato soppresso, l'ente d'ambito è commissariato e a lui viene
e il commissario ha tutti i poteri che prima avevano i comuni, il commissario che però è nominato dalla regione, non dai comuni, quindi cioè, è un organo regionale, quindi. E questo percorso virtuoso riguarda appunto anche una questione di democrazia, che i comuni in qualche modo, diciamo, perché è fondamentale che i comuni riprendano i propri poteri e le proprie competenze in materia di un servizio essenziale che la Costituzione affida ai comuni, cioè quello del servizio idrico, insieme ad alcuni servizi locali. E dall'altra c'è la questione dei conguagli e la questione delle bollette pazze, che purtroppo pazze non sono, e che riguarda un buco di bilancio di 122 milioni di euro della società, perché non è un, non c'è niente di pazzesco, cioè, in ciò che sta scritto palesemente nei bilanci della società. Ora, il punto fondamentale è che, cioè, prima di tutto spieghiamo una cosa, insomma, loro hanno sospeso queste bollette, cioè il commissario di fronte alla rivolta che c'è stata all'interno del lato, hanno sospeso le bollette per 30 giorni dicendo di istituire un tavolo tecnico per verificare quelle che i sindaci tengono a essere alcune censure rispetto alla regolarità o irregolarità di queste bollette. In realtà è un modo per in qualche modo prendere tempo e far, almeno a mio avviso, ma non perché io penso sia abbia un pregiudizio nei confronti della buona fede del commissario dei lavori, ma semplicemente per un fatto, perché se nei bilanci si sta scritto che tu devi recuperare dei soldi e questa operazione è stata fatta in maniera tale che questi soldi devi recuperare, e poi è abbastanza diciamo strano che tu alla fine dici vabbè, allora sai che ci sta, non li recupera, anche perché senza questi 122 milioni di euro verrebbe meno la solidità economico-finanziaria di Cori e necessariamente non potrebbe continuare ad operare, poi sarebbero comunque da rifare tutti i bilanci dal 2007 ad oggi. Quindi diciamo di questo stiamo parlando. Perché che cosa facevano, che cosa faceva questa società fin dal 2006? Iscriveva a bilancio come entrate soldi che non fatturava, cioè superiori, iscriveva introiti superiori a quanto realmente fatturava, perché diciamo, i comuni che erano i depositari del potere di fare la tariffa, di deliberare la tariffa, non, diciamo, non avevano, cioè, avevano stabilito una determinata tariffa fino a un determinato periodo, fino al 2008. Nel 2007 c'è una, si approva nel solo CDA, quindi senza passare per i comuni, nel 2007 nel solo CDA dell'ente d'ambito, quindi senza passare per l'assemblea dei comuni, si approva una pianificazione, quindi una programmazione economica e finanziaria compresa di tariffa, che eleva in maniera molto significativa le tariffe, e loro da quel momento incominciano a iscriversi al bilancio non la tariffa deliberata dai sindaci, ma la tariffa contenuta in quella programmazione. Quindi il metro cubo, invece di moltiplicarlo per la tariffa che materialmente venivano a chiedere, loro nei loro bilanci lo moltiplicavano per la tariffa che stava scritta all'interno di quella pianificazione. E quella pianificazione nel 2009, quando la Cori chiederà ai sindaci di applicarla, i sindaci per la prima volta, i sindaci si rifiuteranno di applicarla, si rifiutarono all'epoca di applicarla, e così fecero anche per il 2010. Fino a quando nella nuova gestione della presidenza Sarro del lato non ci fu un percorso, come dire, di normalizzazione, parliamo diciamo così, della vicenda, che poi porterà alla delibera del 27 ottobre 2012, numero 5, con cui i sindaci praticamente approvano i conguagli da far recuperare a Cori in 138 milioni di euro. I conguagli da fare recuperare a Cori, che era appunto lo sbilancio che all'interno dei bilanci di Cori c'era, e in qualche modo dicono a Cori, cioè noi lo chiamammo il decreto, la delibera salvatori, okay. E dicono a Cori, diciamo, che quei soldi li avrebbe recuperati, però perché votarono, perché anche lì c'è in qualche modo qualcosa che non va, anche in quella giornata c'è qualcosa che non va, perché in quella stessa giornata, insieme al recupero dei conguagli, votarono anche uno schema di accordo con la regione, con cui la regione fondamentalmente, o comunque questo schema di accordo, questa bozza di accordo, prevedeva che la regione si fosse fatta carico della stragrandissima maggioranza di questi conguagli,
cioè voi approviamo i conguagli a Gori, però i conguagli non vanno a cadere sui cittadini, perché se li prende la regione, li copre la regione, e quindi fondamentalmente pace fatta, siamo tutti a posto. Il problema è che allora, i sindaci nella stessa giornata del 27 ottobre 2012 votano la delibera numero 4 del 2012, che è lo schema di accordo con la regione, con cui la regione appunto si fa carico fondamentalmente di questi conguagli, che poi invece poi disattenderà questo impegno che avevano preso, e la delibera numero 5 con cui i sindaci approvano questi 138 milioni di euro da far recuperare a Gori. Noi impugniamo già subito quella delibera come vede il consumatore, anche se quella delibera di recupero dei 138 milioni di euro insieme ai movimenti dell'acqua, anche se quella delibera di recupero dei 138 milioni di euro non verrà mai applicata, perché per una serie di sovravvenienze normative perderà efficacia. Cioè loro non potranno, cioè approvata quella delibera ad ottobre 2012, non poterono recuperare quelle somme nell'immediatezza, tant'è vero che non mi è arrivata nessuna bolletta, diciamo, in quel periodo. E c'è anche un passaggio in cui va anche questo messo in luce, cioè quella delibera, così come approvata dai sindaci, nell'immediatezza poiché non potevano applicarla immediatamente, non potevano recuperare i soldi, perché era stato varato un nuovo metodo tariffario nazionale dall'autorità per l'energia elettrica e il gas, che non glielo consentiva, chiedono a questa autorità, all'autorità per l'energia elettrica e il gas, di poter recuperare prima questi soldi. Dice: guarda, noi abbiamo deliberato, lo sappiamo, e quella delibera non ci consente di recuperare questi soldi, però noi siamo in un grande squilibrio economico-finanziario, quindi per favore metticeli nella tariffa già nel 2013. E l'autorità per l'energia elettrica e gas, presa questa delibera votata dai sindaci, dice che questa delibera fondamentalmente manca tutto. Dice: manca, non avete fatto nessun esame comparativo, non si capisce quali sono i costi, quali sono. Cioè, dice: dovete mandarmi la pianificazione da capo. Loro non gli mandano, cioè il procedimento per il recupero di questi conguagli nel 2013 si ferma, si blocca là. E che cosa succede? Che con il nuovissimo metodo nel 2014 l'autorità per l'energia elettrica e il gas si spoglia dei poteri di approvare quei conguagli e li riattribuisce agli enti locali, e quindi di nuovo al commissario che sta qui. Quindi il commissario, senza più dover passare per l'autorità nazionale che gli aveva detto: guarda, questa delibera con questi 38 milioni non te la facciamo recuperare, cioè ci vuole parecchio per fartela recuperare, che cosa fa? Riapprova la delibera senza dover più passare ovviamente per l'autorità nazionale, nella misura in cui l'avevano approvata precedentemente i sindaci, con un'istruttoria, diciamo, che sostanzialmente fa tutto quello che dice Gori, o meglio assentisce a tutte le motivazioni che dice Gori, e quindi riapprova questa delibera il 30 giugno 2014 di quest'anno, e arrivano ai cittadini a seguito di questa delibera queste bollette. Noi abbiamo pugnato anche questa nuova delibera per motivi aggiunti, e vedremo al TAR, al Tribunale Amministrativo, come andrà fondamentalmente questa ricerca. Da un punto di vista privatistico, quindi noi abbiamo già un ricorso in atto, e anche alcuni comuni hanno voluto fare il ricorso autonomo rispetto a questa delibera. Rispetto all'agire privatistico, diciamo che non solo ci sono tutte queste ragioni di tipo appunto amministrativo, per tutta una serie di procedimenti completamente contraddittori, perché i sindaci prima dicevano che quel piano non era efficace, non l'hanno applicato per 2 anni, poi hanno ripreso questo piano. Ovviamente il periodo di commissariamento ha consentito di fare tutte le manovre necessarie per mettere a posto la vicenda nel momento in cui non ci stavano i sindaci e l'assemblea dei sindaci per verificare appunto, diciamo, in maniera forse un po' più democratica e trasparente di quella attualmente vigente, questa procedura. E praticamente da un punto di vista, diciamo, privatistico, adesso gli utenti, ci sono anche delle ragioni dal punto di vista dei singoli utenti che possono essere avanzate, ragioni oserei dire autoevidenti. Perché se i conguagli riguardano il periodo 2006-2011, come riguardano il periodo 2006-2011, com'è possibile che devono essere gli utenti del 2012 a pagare questi conguagli?
cioè, anche se la norma, il regolamento nazionale dell'AEG consente questa cosa, dice gli utenti su cui dovete caricare i conguagli sono quelli là del 2012, ma mi pare del tutto evidente che gli utenti del 2012 non possono pagare pure per chi era utente del 2006 ma non lo è nel 2012, era utente nel 2007 ma non lo è nel 2012, era utente nel 2008, compresi bar, esercizi commerciali, cioè è ovvio che è una cosa del tutto impropria e folle, anche perché il metodo prevedeva che diciamo, gli eventuali conguagli dovessero essere recuperati in brevissimo tempo, proprio per fare in modo che la corrispondenza tra l'utente a cui era praticamente dovuto il conguaglio e quello lì a cui poi veniva richiesto fosse la più vicina possibile, ma non è che tu fai passare 5 anni, 6 anni e poi a una somma che devi chiedere a degli utenti che ormai non ci sono più, che hanno chiuso e tutto il resto, vado a chiedere a qualcun altro, cioè questa è una cosa che ovviamente a mio avviso, diciamo, dal punto di vista privatistico non sta nessuno in terra, seppure dovesse avere ragione da un punto di vista pubblicistico. Pagare c'è sempre tempo. Per pagare appunto, ma per rispondere no, diciamo, loro dovrebbero muoversi voglio dire, a fare questa cosa, che non è che possono chiederlo poi agli altri. La seconda ragione, voi utenti del 2012, nel 2012 non sapevate che all'interno dei che i consumi che stavate facendo, oltre ad essere caricati della tariffa attuale, sarebbero stati ulteriormente caricati da un enorme peso, quello dei conguagli, e quindi non avete potuto, si dice, diciamo, dal punto di vista consumeristico, orientare i vostri consumi. Significa che se io so che la tariffa è 1,20 e non è 2,50 euro, forse se sapevo che era 2,50 consumavo un poco di meno. E anche da questo punto di vista mi pare, diciamo, talmente banale e autoevidente, diciamo, che insomma sono ragioni anche dal punto privatistico che al di là appunto dell'illegittimità amministrativa del provvedimento a monte vanno comunque oggettivamente avanzate, perché non è possibile diciamo, agire in questo modo così forfettario, superficiale, andando poi a danno dell'utente, perché se questa è la privatizzazione che doveva portare efficienza e che doveva portare, diciamo, il rapporto preciso sino all'agiomatico tra prestazione e controprestazione, così il soggetto privato lui riusciva praticamente a far pagare a ognuno per i propri consumi, mi pare evidente che siamo proprio nella situazione completamente opposta, che abbiamo preso una società, abbiamo detto che dobbiamo fare un servizio estremamente efficiente, invece ci troviamo una società che per 5 anni si è scordata di fare tariffe o comunque non ha fatto le tariffe come doveva fare, si scrive in bilancio quello che voleva e non andava al TAR per farsi dare la tariffa, ha continuato in una serie di conventicoli, diciamo, e di carteggi tra loro, l'ATO e varie altre autorità, invece diciamo di si aveva diritto a chiedere quella tariffa, e che poi dopo 8 anni, 9 anni viene qui e ci viene a dire sapete che ci sta di nuovo, voi non lo sapevate. Però nel 2012 quando consumate l'acqua io vi carico tutti con guaglia addosso e così perché devo recuperare i soldi, quindi siamo di fronte a una follia totale, una truffa totale che in buona sostanza noi cercheremo ovviamente di contrastare anche dal punto privatistico, quindi abbiamo predisposto un reclamo per interrompere, cioè per fare in modo che questi soldi non vengano recuperati, poi anche per evitare, diciamo, il moltiplicarsi delle cause, stiamo cercando di individuare su queste ragioni che ho appena detto ed altre che pure sono importanti, un singolo ricorso come Federconsumatori, ci sono tre legali che stanno adesso lavorando su questa vicenda, al Tribunale di Napoli Centrale, in cui tutti gli utenti possono intervenire anche abbattendo i costi, diciamo, di questo tipo di ricorso, poi daremo comunicazione appena il ricorso sarà presentato per chi vuole eventualmente intervenire e per i modi con i quali si deve intervenire, quindi diciamo la documentazione che deve essere portata nel caso in cui sono intervenire, cercando appunto di tenere i costi il più bassi possibile e cercando di non far passare, perché è anche ingiusto che tutto passi in carrozza, non è una cosa che è plausibile, non è una cosa che può andare avanti. Dal punto di vista, dico solo due parole perché poi diciamo già ho parlato tanto sulla questione dei conguagli, che però è importante ed è indicativa anche di un modo di agire, cioè è indicativa anche dell'approssimazione e della superficialità con cui si gestiscono servizi così importanti. Ed è indicativa anche del fatto che diciamo, c'è una retorica frustra che veramente è insopportabile. Noi siamo in pieno diritto di chiedere queste somme, cioè, è talmente evidente che non siete in pieno diritto di chiedere queste somme.
diciamo, non è una propaganda, questa è propaganda fondamentale. E che è insopportabile. Com'è la propaganda? Il fatto che si diceva che non si poteva liquidare la Gori, che non si poteva uscire da Gori. Ma quanto, quando mai si è sentito che uno che i comuni che hanno il 51% della società non possono liquidare? Ed era una cosa a cui tutti gli amministratori ti rispondevano, ma quella c'è, cioè, il contratto, si può fare. Abbiamo chiesto un parere attraverso la rete dei sindaci, uno dei più grandi amministrativisti italiani, l'avvocato Claric, professore Claric della LUISS di Roma, persona, diciamo, di diciamo, matrice giuridica liberale, diciamo, o lontana da qualsiasi tipo di pressione politica o di, diciamo, cose del genere, e ci ha fatto un parere in cui ci ha detto una cosa molto semplice: è ovvio che si può liquidare, è ovvio che i debiti, nel caso in cui si liquidino la società, non cadono sui comuni, cosa che invece era stata utilizzata in quell'assemblea per convincere i sindaci a dire: voi o votate conguagli o questi conguagli cadono sui comuni. Cosa falsa, ovviamente, cosa falsa. Come si può avere degli amministratori che pensano che una cosa del genere è vera? Una follia. Cioè, siamo veramente di fronte a classe, diciamo, responsabile da questo punto di vista. Quindi i debiti non ricadono sulla collettività, e nel caso in cui il patrimonio dovesse risultare incapiente, essendo una SPA mista pubblico-privata, ci si può rivalere sul capitale sociale e basta. E poi se gli amministratori erano, perché il bilancio di Gori è in pareggio, non dobbiamo temere eventuali incapienze del patrimonio. Se dovesse risultare che quei crediti invece sono iscritti, non ci sono, saranno problemi di amministratori che hanno scritto il bilancio, non certamente nostri. Che i lavoratori possono passare a un nuovo ente di diritto pubblico, e che c'è il rischio che il socio privato, quindi non Gori, ma il socio privato, quindi Acea, possa chiedere un risarcimento del danno in seguito ad accordi che poi non sono stati presi. Lasciamo perdere anche questa vicenda degli accordi tra socio privato e socio pubblico, perché anche lì, diciamo, siamo di fronte a una macchietta, diciamo, tutta diciamo, italiana, diciamo. Quindi io penso che vi faccio un invito agli amministratori ad unirsi a questo tipo, a questo, diciamo, collettivo di amministrazioni che hanno due fondamentali obiettivi, diciamo: superare questa gestione che è semplicemente folle e riprendere e costituire un soggetto di diritto pubblico anche in ossequio a quello che è stato il referendum per l'acqua pubblica. È l'occasione buona questa. L'occasione è buona. Il 98% del referendum, insomma, abbiamo detto, allora che cosa serve? Assolutamente. E soprattutto a riprendersi le proprie responsabilità che la Costituzione e l'ordinamento italiano stabilisce, senza diciamo, fare, senza cedere a quella che è una violazione, un'illegittimità, un illecito da parte della Regione Campania, che dietro alla mancata approvazione della legge regionale ha portato avanti una serie di operazioni, soprattutto nel lato 3, con Gori, che tentano sostanzialmente di salvare una società, manco a dirlo ovviamente, scaricando i costi al loro modo di vedere legittimo, al nostro modo di vedere molto meno, sugli utenti. Io penso che questa sia un'occasione buona, anche queste non tutti i mali vengono per nuocere, l'attenzione che si sta sviluppando all'interno di tutti i territori è assolutamente positiva. Penso che gli amministratori possono dare prova del fatto che non sono dei passacarte, ma che un servizio che è loro, che sta in capo ai comuni, forse lo riescono a gestire molto meglio di come l'ha gestito finora una multinazionale come Acea, ma che, diciamo, ci ha trattato appunto come poveri paesi del sud del mondo. Insomma. Bravo. Ringraziamo Peppe Grasso per la delucidazione, e se mai dopo facciamo un altro giro su altre questioni. Adesso do la parola al sindaco di Roccalanino, però prima di questo volevo
sicuramente lui potrà dirci, lui è uno dei protagonisti, ripeto perché non ce l'ha prima, uno dei protagonisti di questo percorso virtuoso che alcuni sindaci, alcuni comuni del lato 3 stanno mettendo in campo. Però prima di questo volevo fare un passaggio rapidato, insomma, brevissimo sulla questione politica. Tutto quello che tu dicevi è giusto e sacrosanto, e questo probabilmente è il momento storico per poter ottenere il superamento di questa gestione fallimentare da parte di Gori. Su questo tema è facile fare demagogia, molto facile, senza conoscere i fatti, senza conoscere la storia, insomma, del servizio idrico integrato e di chi lo gestisce oggi. Però è anche facile, appunto, da parte della Gori o da parte di alcune amministrazioni, di istituzioni, difendersi arrampicandosi sugli specchi. Io penso che, e questo l'ha dimostrato la società, che insomma questa Gori che gestisce il servizio idrico integrato da anni, ha dimostrato il suo totale fallimento non solo per quello che sono per l'aspetto che tu prima portavi in osservazione, ma anche per quelle che sono state le mancanze come gestore. Noi siamo stati per anni e anni come cittadini del Vesuviano e di Somma Vesuviana senza acqua nei mesi più caldi all'anno, con risposte di superficialità, di pressapochismo da parte di chi dovrebbe comunque gestire e garantire un servizio pubblico fondamentale per i cittadini. E poi dico una cosa un po' forte: noi abbiamo scritto Stop Gori perché siamo consapevoli, stando da anni su questo tema e parlando, informandoci con degli esperti, siamo consapevoli che quello che tu dicevi prima è possibile farlo, il superamento è una gestione semi-privatistica del servizio idrico integrato a una gestione totalmente pubblica. Reggio Emilia, Napoli, ci sono tanti altri comuni italiani, ci sono degli esempi positivi di enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico. Io voglio dire una cosa però per quanto riguarda il rapporto politico, cioè io penso che la questione sia anche politica, e quando dico politica non intendo dire di una parte, perché in questo percorso che i sindaci stanno seguendo non c'è colore politico. Il commissariamento del lato è di un colore politico, il presidente della Gori, la Boccetta, è di un colore politico, ma fino all'altro ieri era di un altro colore politico, oggi di Forza Italia, ieri era del PD. Quindi non è una questione di colore di destra o di sinistra, è una questione di cattiva gestione ed è una questione di cattiva politica, di mala politica. Allora noi pensiamo, io penso che la Gori serve alla politica come la politica serve alla Gori, perché sono tanti gli cattivi amministratori che in questi anni ci hanno marciato col carrozzone Gori, che è servito il carrozzone Gori in campagna elettorale per promesse di posti di lavoro, per promesse anche dei semplici allacciamenti di dell'acqua. E questo l'abbiamo visto e l'abbiamo denunciato con i nostri occhi, e abbiamo visto anche quella che era la connivenza tra impiegati della Gori e amministrazione comunale. Sono tanti i consiglieri comunali, gli assessori a Somma Vesuviana che facevano anche i dipendenti della Gori. Bravo. E questo noi l'abbiamo detto in campagna elettorale. Non per raccogliere voti su e fare demagogie, per raccontare la verità. Per raccontare la verità su questo aspetto, e questo non è del tutto ininfluente poi rispetto a quello che è il compito principale di un amministratore, però quello di tutelare e garantire il cittadino. Allora io da questa cosa qui, appunto, mi allaccio a quello che diceva Peppe prima, e appunto chiedo al sindaco di Roccarainola di fare un passaggio anche su questo, anche sul rapporto politico all'interno della faccenda, cioè una questione politica di Gori e del bacino. E poi naturalmente su quello che è il percorso che diventa protagonista insieme ad altri comuni del lato 3. Sì, grazie. Avrei fatto comunque il passaggio politico, perché poi ecco, io vi porto la mia esperienza personale del mio piccolo territorio. Io per la verità, ecco, cercherò di essere quanto più sintetico possibile in modo da non stancarmi, ma soprattutto per poi arrivare a qualcosa di concreto da chiedere al nostro sindaco di Somma Vesuviana, riconosco
comunque un amico e un collega, Pasquale Picco. Le risorse, voi sapete bene che scarseggiano, oramai non c'è più l'oro, non ci sono più forse diamanti, le multinazionali si sono lanciate sull'acqua, perché l'acqua è l'oro del futuro, è l'oro di oggi, ed ecco il motivo per cui ACEA, le multinazionali, bene lo racconta il nostro amico padre Zanotelli, in tutte le piazze a difesa dell'acqua. E vi porto l'esperienza del mio piccolo territorio, dove noi siamo proprietari, per la lungimiranza di amministratori del passato, di due pozzi che noi captiamo l'acqua dal sottosuolo, perché l'acqua del sottosuolo, per chi crede nel Signore, viene da Dio e non certamente dagli uomini della Godi o da Acea. Ebbene, quest'acqua poi viene venduta ai comuni limitrofi del nostro territorio, quindi al comune di Cicciano, 15.000 abitanti, al comune di Tufino, ai comuni di Camposano, e il mio piccolo paese purtroppo non ne ricava assolutamente nulla, anzi le tariffe sono uguali a tutte quelle degli altri comuni del lato. E nonostante, ecco, dicevo, la lungimiranza di amministratori del passato, avevano pensato bene di captare l'acqua. L'acqua, quando voi non stavate, nemmeno voi con la Gori, penso che tutti quanti, ne parlavamo prima in macchina con Grauso, pagavamo circa 80.000 lire, 100.000 lire, il consumo vecchio era 25.000 lire, ecco, negli anni prima del 2006. Dal 2006 non si è capito più nulla, le bollette praticamente sono impazzite, ma sono impazzite per un motivo, perché bisogna coprire i costi di questo carrozzone politico che è la Gori, perché questo è il problema. Due ex assessori del mio comune, che non facevano parte della mia amministrazione, entrarono a far parte quando l'acqua fu consegnata nelle mani della Gori, senza tutelare il mio territorio e quei pozzi di cui vi parlavo, entrano a far parte di una società satellite della Gori e facevano la lettura del contatore. Altri personaggi entrarono a far parte, ecco, di questa società. Questo è il rapporto politica Gori, non c'è nulla da, voglio dire, di nascosto, è sugli occhi di tutti, è chiaro che c'è una illegalità diffusa da parte dei politici. Io sono un politico, mi auguro che tu mi inviti sempre, perché io sono diretto, dico le cose così come le penso e non le mando a dire, le ho anche scritte. Quindi ecco il motivo per cui noi da un po' di tempo ci stiamo battendo per dire stop alla Gori. Gori, gestione ottimale delle risorse idriche. Notavo che anche Pasquale ha scritto questa cosa. Gestione ottimale, io per la verità almeno nel mio paese non la vedo, buche dappertutto, acqua che esce dalle strade, la colpa di chi è alla fine? La colpa è nostra, perché la gente spesso non è che dice colpa della Gori, la colpa è del comune, che ci sono queste perdite, il comune che cosa fa? Il comune non fa nulla, ed ecco perché è una battaglia che noi insieme dobbiamo fare, e poi arriverò al punto. Ebbene, noi nel passato abbiamo fatto degli incarichi per queste buche, in continuazione c'è anche il mio assessore Carmen De Simone, che poi ha seguito in parte queste battaglie. Ebbene, abbiamo dato un incarico ad un avvocato nel 2011 per fare causa alla Gori per i danni che arreca al nostro comune, per i pozzi di cui vi parlavo. Stiamo facendo una vertenza dinanzi al tribunale di Nola, questa è una delle prime cause che abbiamo fatto. Poi questo è il passaggio però fondamentale che abbiamo fatto, la modifica e l'integrazione dello statuto comunale, la definizione dei servizi pubblici comunali che sono privi di rilevanza economica. Cosa voglio dire? Voglio dire che non si può privatizzare l'acqua, tutto possiamo privatizzare noi politici tranne che l'acqua. Questo è un passaggio cioè non è possibile che oggi noi stiamo a discutere di questa società che non dovrebbe esistere. Allora ecco, il primo passaggio che
potrebbe fare, io sono convinto che quando chiuderemo questa tavola, al di là dei colori politici che a me non interessano, perché io non sono di Somma Vesuviana, anche se il mio assessore dice a Somma Vesuviana, è sposata a Somma Vesuviana, e quando mi avete invitato io, per la verità, sì, fa l'avvocatura. Non lo so se ti ha votato, questo non lo so, però ripeto, io il primo passaggio importante che il comune di Somma Vesuviana potrebbe fare, al di là dei colori politici, in consiglio comunale, è modificare appunto lo statuto comunale e dire che l'acqua non può essere privatizzata. Ma lo deve fare, no, potrebbe farlo, deve farlo. Io sono convinto che Pasquale lo farà, siamo qua per la battaglia che insieme porteremo avanti. Il passaggio successivo che, ecco, noi nell'area nolana, io sono l'unico comune dell'area nolana che ha dato, insieme grazie anche a Grauso per la sua sensibilità, ecco che molte volte noi politici impegnati in tante cose perdiamo forse a volte quelli che sono gli obiettivi veri da portare avanti. Abbiamo dato, come lui ben spiegava, un incarico per la costituzione in giudizio di comuni della rete dei sindaci, appunto dinanzi al TAR, proprio contro le tariffe della società GOL. Io non andai a votare quell'aumento tariffario e ho visto su YouTube quel video con il quale, in maniera vergognosa, alcuni amministratori chiedevano ai ragazzi di non riprendere, quasi come se l'assemblea, ecco, fosse privata. Quando uno va a fare un'assemblea e si deve assumere delle responsabilità, non deve avere, deve avere il coraggio di poter parlare liberamente. Chi era andato lì a votare per gli aumenti tariffari, era inutile chiedere a loro di non riprendere, perché, ecco, non bisogna vergognarsi di quello che uno poi va a fare. Quindi fu veramente scandaloso quello che successe, poi i personaggi che c'erano, il presidente, leggevo sul tuo documento, Marrazzo, e poi presidente in tante autorità di bacino, presidente della GOVI, presidente di tutto. Ebbene, l'altro conferimento importante che abbiamo dato è stato l'incarico all'avvocato Claric, perché i sindaci appunto avevano paura di poter mettere in liquidazione la GORI, perché dicevano i debiti poi su chi vanno a gravare, i debiti non gravano sui cittadini. Quindi noi amministratori abbiamo il dovere, secondo me, di mettere in liquidazione questa società. Lui parlava del passaggio politico, è chiaro che per poterlo fare abbiamo bisogno di numeri, perché della rete dei sindaci siamo 26, qualcun altro adesso sta arrivando, e vi racconto una piccola, faccio una parentesi, quello che succederà sui rifiuti a breve, nel lato 56 comuni, i presenti, io ho votato contro in una riunione che abbiamo fatto, l'unico, ecco, mi chiamano, dice sei sempre tu, ma quello che succederà sui rifiuti è quello che succederà che è successo sulla GORI. Arriveranno delle bollette che voi non avete idea, cioè sarà un massacro per le cittadine. Io Rocca Rainola, vedete, l'unico comune che gestisce la spazzatura ancora miracolosamente, con coraggio, con una società in house, cioè noi la spazzatura non l'abbiamo data all'esterno a quei famosi carrozzoni, hanno bruciato un camion della nostra spazzatura, hanno rubato quattro delle navette, perché ci volevano invitare ad esternalizzare il servizio, ecco quello che dicevo, che come per l'acqua e i rifiuti sono alcuni servizi indispensabili che vanno gestiti dai comuni, non possono essere dati all'esterno. Noi abbiamo avuto il coraggio di comprare un altro camion, abbiamo comprato altre quattro navette, e su un territorio che è quanto Nola come dimensione, ebbene, spendiamo circa 370.000 euro
E dicevo a Grauso, sai quanti dipendenti noi utilizziamo, quanti operai? Grauso mi diceva 4, 5, no, 12 persone, quindi abbiamo tolto dalla strada 12 famiglie del nostro comune. Ebbene, questo che succederà sui rifiuti, ecco perché ho votato contro, perché non è chiaro quello che succederà. Le tariffe, il mio comune che gestisce la spazzatura in questo modo e che oggi pagano, non lo dico perché non vorrei eventualmente, ma ci penso voi quando pagate, però chiaramente insomma è un comune molto più grande rispetto al nostro, però devo spendere una parola in favore di un sindaco neoeletto. Sì, ricordo bene, sei stato eletto da poco, quindi hai tutto il tempo per poter fare bene, sicuramente lo farai. È uno dei primi tuoi atti importanti, potrebbe essere proprio questo, a difesa, ecco, noi non facciamo nulla di irregolare, perché poi entrando a far parte di una rete dei sindaci ci sono gli avvocati, anche se noi facciamo gli avvocati, che seguono questa battaglia per noi. Quindi anche un pensiero in meno che tu ecco, ti togli dalla testa di sera quando vai a letto, sei più sereno, nel senso che c'è qualcuno che fa la battaglia per noi contro questa società. Ebbene, quindi mi auguro che tu alla fine ci darai appunto l'assenso sulla tua partecipazione alla rete dei sindaci. Perché ho fatto quell'inciso sui rifiuti? Perché il sindaco di Torre del Greco, il buon Ciro Borriello, stavo lì con l'assessore che stava con me e si diverte quando dice giustamente in una platea di sindaci dove si parla il politichese e non si va diretto ecco, alle cose, diceva succederà come la Gori, però io nella Gori valgo quanto te, diceva ad un altro sindaco, cioè il sindaco di Torre del Greco, che è uno dei comuni più grandi della nostra area, diceva che lui non sapeva come fare, poverino, basta entrare a far parte della rete dei sindaci, basta entrare tutti quanti insieme, andiamo nel lato e mettiamo in liquidazione la società ed è finita, non ci vuole molto, i debiti è chiarito che non vanno a carico dei nostri cittadini, il problema degli operai, guardate in Italia, nel sud Italia soprattutto, siamo abituati a dire che fine fanno questi operai, io ho detto in maniera molto franca, a me degli operai non me ne frega un tubo, personalmente. Perché sicuramente dobbiamo risolvere anche il loro problema, ma non possiamo nasconderci dietro persone che sono state assunte in maniera clientelare contro la cittadinanza. Scusatemi se eventualmente dico qualcosa in maniera molto chiara, ah, non è che voi siete dipendente della... No, detto questo, ripeto, quindi è molto, vi ho parlato appunto delle cause che noi stiamo facendo, bene Grauso vi ha parlato della possibilità di poter entrare e quindi mettere in liquidazione, entrare a far parte della rete dei sindaci e mettere in liquidazione appunto la cosa. Cerco di finire perché altrimenti ecco, non voglio togliere troppo tempo al sindaco di Somma Vesuviana, perché poi ecco, ce ne dobbiamo andare, e vi dico un'ultima cosa, quando sono stato eletto nel 2009 vennero alcuni dirigenti della Gori al comune e mi vennero a chiedere di che cosa io avessi bisogno. Cosa possiamo fare per il vostro comune? Era chiara l'allusione, perché io avevo nel frattempo con padre Zanotelli e gli altri amici fatto delle battaglie contro la Gori, il primo passaggio che fecero, vennero al comune a chiedermi questa cosa. Era chiara l'allusione, potrei non dire, o a posti di lavoro o ad altro. Io dissi, lascia la porta, me ne dovete andare a fare, questo è quello che io gli ho detto, quello che forse non gli ha detto qualche amministratore precedente che in maniera facile, vi dicevo,
ha dato la gestione a questi signori, adesso però io sono da quest'altra parte, ecco, e ho la voglia di dire agli amici sindaci, ho la voglia di dire all'amico Pasquale Piccolo di entrare a far parte di questa battaglia a tutela del nostra, dei nostri figli, dei figli della tua terra, e sono convinto che tu lo farai, perché ripeto, è una battaglia importante per l'umanità. Queste persone devono andarsene via, perché non è possibile che l'acqua sia gestita dai privati. L'acqua è un bene comune, è un bene della collettività. Ringraziamo il professor De Simone, il sindaco di Roccadino, che è stato assai incisivo. Do subito la parola al nostro sindaco Pasquale Piccolo. Il lavoro sporco l'hai fatto tu, nel senso che tutte le proposte che potevamo fargli gliele hai fatte. Con Pasquale, sì, è vero quello che dicevi, che è stato eletto da poco, e quindi insomma alcune cose, alcune scelte scellerate in generale sulla gestione di San Vesuviano, ma in particolar modo anche sulla questione della Core, perché non dimentichiamo quella famosa assemblea del 27 ottobre 2012, l'allora sindaco di Somma votò in maniera favorevole all'aumento a questa forma di conguaglio e di recupero delle cartelle pregresse. E in maniera anche abbastanza convinta, infatti in quel video c'è un sì molto molto convinto. Al di là di questo, è naturale quella che è stata, insomma, l'amministrazione passata ha avuto un rapporto con la Gori ed un rapporto con i cittadini assai equivoco sulla questione dell'acqua pubblica. Ed è naturale che le proposte che faceva il sindaco di Roccarainola sono assai convincenti. La proposta della modifica dello statuto comunale e la sottoscrizione del loro patto, insomma, di questo percorso virtuoso che loro stanno seguendo nella rete di sindaci da parte del nostro comune, sarebbero due atti, penso, assai forti che questa amministrazione in questo momento potrebbe fare. Questa è la nostra proposta che noi formuliamo. Io penso che con stasera inauguriamo anche un modo diverso di fare opposizione. Noi non siamo in consiglio comunale, io non sono in consiglio comunale a rappresentare le tante persone che ci hanno sostenuto e ci hanno votato qualche mese fa, e quindi adottiamo questa pratica di fare opposizione e proposizione in queste assemblee pubbliche. Lo abbiamo fatto stasera con l'acqua e lo faremo su altre questioni che toccano la vita delle persone, perché noi abbiamo sempre sostenuto che fare politica significa parlare della vita delle persone, se no è tutt'altra cosa. Quindi la proposta che noi rilanciamo è questa, quella di prendere in considerazione questo percorso che loro stanno seguendo e di farlo concretamente attraverso degli atti pubblici e attraverso delle manifestazioni, insomma, forti. Penso che al di là del colore politico, questa è una questione che riguarda tutti i cittadini di Somma Vesuviana e in un momento difficile come questo. Quindi questa è la proposta che noi ti facciamo. È stato ben detto, io lo sono così da 3 mesi, ragione per cui sono ancora in dibattito, non ho avuto contatti particolari. Però vorrei dire a Raffaele che lui vive un'isola felice. Il paese di Raffaele conta 7.000 abitanti, noi ricordiamo un attimo 40.000. Quello che è possibile realizzare per lui con la gestione in house, per noi sarebbe impossibile. Anche a me piace risparmiare sulla raccolta dei rifiuti, come anche a me piace risparmiare sull'acqua. Oltretutto io ritengo, caro Raffaele, che per il momento l'acqua è ancora pubblica. Non penso che ci sia in atto un acquisto di queste sorgenti o dell'acqua sotterranea. Il problema, noi parliamo di gestione. Quando noi diciamo gestione, non parliamo di proprietà. Io non voglio difendere la Core perché non mi interessa, non la conosco e non la voglio conoscere. Però il problema è che gestire l'acqua pubblica è una cosa molto difficile ed è paragonabile alla raccolta dei rifiuti. Gestire una macchina semplicemente per un singolo paese ci sarà un aggravio di costi che sarà centuplicato. Se vengono creati gli altri sono nati per cercare di ammortizzare le spese. Lascia perdere poi la cattiva gestione, con la quale posso essere d'accordo sicuramente, che vengono gestiti in un modo clientelare, ma noi, la nostra vigilanza deve essere quella di controllare questa gente per cercare di farli rimanere
nei libri delle leggi, insomma. Perché e quando l'abbiamo tolto che gestisce, cioè qua noi ci troviamo nel momento in cui entrerà nella nostra gestione, noi avremo una nuova Dani che no, appunto. Dovremo, cioè, nel momento in cui noi la entreremo in un altro ambito, quindi la dovremo gestire noi, noi dovremo applicare dei nuovi tributi, cioè perché comunque il servizio dovrà essere pagato, come pure, lo so Raffaele, cioè il problema, cioè noi dobbiamo fare un attimo di chiarezza, perché noi per il sistema ci vogliamo fare, cioè non possiamo dire soltanto belle parole, perché le belle parole sono fino a se stesse, noi dobbiamo essere anche nei pratici, nei momenti in cui noi, oltretutto noi sappiamo benissimo che oggi la raccolta di acque, sono anche la raccolta di acque nere, ma ciò per cui c'è un altro problema, quello che incide sulle nostre bollette, è vero, sarà pure forse un prezzo esagerato, io non ne capisco di queste cose, ma prima di essere sindaco sono anche cittadino, quindi se io pago come lui, quindi vorrei anche io fare chiarezza e capire effettivamente quanto mi tocca pagare, ma sicuramente ci sarà da pagare qualcosa. Nel momento in cui entrerà nella gestione dei comuni, noi su questa cosa avremo la stessa telenovela che abbiamo con la raccolta dei rifiuti. Invece io ritengo che il problema va risolto a monte, cioè nel senso che noi dobbiamo essere attenti, rivolgerci ai politici, chiedere udienza al ministero, al ministro Robavano, ma cercare però di stabilire delle regole certe, cioè perché la gestione privatissima è una cosa che comunque ci comporterà, perché tu sai benissimo come nasce la gestione privatissima, è una cosa che viene da lontano, perché non vi dimenticate che in queste cose ci sono delle infrastrutture che vanno ripristinate e vanno ammodernate, ragione per cui ci sono dei costi, se la bonetta schizza. Loro lo fanno, allora posso, allora non mi sono spiegato, io giustifico la gore, io condanno chi non controllo la gore, è diverso. Allora, perdonami, tu lo sai quanto ti stimo e ti voglio bene, giusto, non ma, hai detto bene? Cioè, da un punto di vista, scusa, perché è completo per il passato, da un punto di vista legale, io ho il potere di censurare il comportamento. Il comportamento devo censurare l'altro, Raffaele. Il problema è che tu hai ragione, hai perfettamente ragione quando fai la tua esposizione. C'è un dato di fatto che la popolazione italiana si è espressa con un referendum e ha detto determinate cose. Allora noi che siamo dei piccoli amministratori, tu bene hai detto, io sono un piccolo sindaco, e tu hai la fortuna di essere un piccolo paese, tu sei la fortuna di essere un sindaco di un grande territorio, noi dobbiamo rispettare quella che è stata la volontà popolare, il popolo sbagliando o non sbagliando ha deciso che l'acqua ritorni ai diventi pubblica di nuovo, perché non è vero che è pubblica, caro Pasquale, perché la Gori la gestisce in maniera privata, la regione Campania sta sempre a cacciare soldi per questi signori e gravano sulle nostre. Ti posso assicurare, esatto. Giustamente tu hai fatto, ma Pasquale dice bene alcune cose, se non riesco, non sono riuscito a esprimere bene il concetto, mi rendo conto. L'avvocato fa alcune considerazioni e per carità sono sacrosante le sue. Se vogliamo fare populismo, nessuno deve pagare. Noi dobbiamo dire, per la gestione di un servizio, comporta dei costi. Dobbiamo verificare se i costi sono esatti o no. Questo è quello che dobbiamo fare. Ma che si chiama Gore, che si chiama la CEA, che si chiama Pasquale Vittorio, Pasquale, la Gori è stato già un fallimento, perché purtroppo ci sono 120 milioni di euro che questi devono recuperare, quindi è dimostrato che una società quando fallisce va mandata via. È chiaro che poi nell'ambito del lato bisogna trovare la soluzione per chi gestirà l'acqua. Io personalmente, per come la penso, la vorrei gestire da solo, con i miei dipendenti, perché ti assicuro che con le tariffe che pagano i miei cittadini io cambierei una volta all'anno la rete idrica nelle strade pubbliche. È vero che tu hai 40.000 cittadini, però i tuoi cittadini sicuramente pagano più di quello che pago io e quindi che pagano i miei cittadini. Tu hai detto bene, perché giustamente da poco devi ancora capire quali sono i meccanismi e soprattutto le risorse da dove poterle pigliare. Hai parlato di Italia, che giustamente oggi ti trovi all'inizio, però ti assicuro, poi ne parleremo se vuoi in un'altra sede,
con più attenzione, ma tu hai un territorio, Somma Vesuviana, se entra a far parte della rete dei sindaci, significa veramente dare un calcio a tanti comuni molto grandi, come Torre del Greco o come, ecco, Torre Annunziata, cioè tutti quei comuni che fanno parte poi dei 76 comuni. Qui veramente noi diventiamo una forza e tu puoi essere il pioniere, perché se Nola vede che entra Somma Vesuviana, Nola deve a un certo punto pensarci bene e non pensare a Paolo Russo che gli dice no, tu non dovete entrare. È nato con un'amministrazione di sinistra, io assolutamente, quindi a 360 gradi. Pasquale, voglio che sia chiara una cosa, io ho accettato l'invito di Grauso, io non sono né di destra né di sinistra né di centro, qua sto a parlare di qualcosa che non ha colore politico, non so se in questa sala, ecco, ascoltando lui ho capito che c'è stata una campagna elettorale, forse è stato troppo prematuro la mia venuta dopo 3 mesi, perché è chiaro che siamo ancora un poco in campagna elettorale. Oggi tu sei stato eletto e tu hai il diritto e il dovere di governare, e sono convinto, perché ti conosco, per la tua grande professionalità, la tua grande umanità, che riuscirai a portare avanti quelli che sono, ecco, gli interessi della tua cittadinanza. Ti invito a farlo perché tu anche conosci me, conosci come la penso, ad entrare con me in questa battaglia. Poi le altre cose a me non interessano, voglio dire, quello che è il tuo territorio, tu lo devi vedere tu. Però in questa cosa credi in quello che io ti sto dicendo, quello che noi possiamo fare insieme con gli altri sindaci, perché possiamo andare sul tavolo. È una cosa, tu hai detto bene, io vado, io sono un piccolo sindaco, ma se vieni tu sei il sindaco di Somma Vesuviana. E quando viene il sindaco di Somma Vesuviana, gli altri sindaci devono per forza zittire. Faccio fare una risata, ma non è che ti volevo togliere la parola, me ne scuso. Quando feci il sindaco nel lontano 2001-2003, ricorderai, forse lo dai, sono stato sotto scorta quel periodo, 4 mesi, andai a fare una riunione a Napoli per i rifiuti. Eravamo 17 sindaci dell'area novana, all'epoca era il sindaco Peppe Servito, il buon Peppe Sera. Avevamo la fascia fuori la regione Campania, non ci volevano far entrare, visto che tu hai fatto la disquisizione sui sindaci di sinistra e il potere politico che passa da destra a sinistra. Veramente venimmo umiliati con le televisioni. Mi chiamai il sindaco di Nola, perché era il sindaco più importante dell'area, disse Peppe, almeno non ci fanno entrare, facci entrare almeno nel portone, ma che figura facci? Io sono cosine che rocca, però tu sei cosine che no, caffè è buono, aspetta, ci lascia c'entra sia almeno in due portone. Entrammo nel portone della regione Campania per poi andarcene via zitti tutti quanti, perché il potere regionale aveva deciso che quel giorno non dovevamo essere ascoltati. Ma se invece vieni tu, che sei il sindaco di Somma Vesuviana, ci devono ascoltare, perché vali tanto, vali esattamente più di me in tutti i sensi. Sindaco, vogliamo la risposta. La campagna elettorale è finita, non è campagna elettorale questo. Queste sono cose che noi abbiamo raccontato in campagna elettorale, adesso le raccontiamo a voce ferma. Penso, credo che ci siano degli interventi da parte del pubblico e dei cittadini che sono stasera assai numerosi. Io un attimo solo, non mi affollate, so che siete in tanti, vi chiedo soltanto di essere, insomma, se ci sono delle questioni tecniche, di essere molto brevi in maniera tale che possiamo dare una risposta a tutti quanti. Brevissimo, non sono il vostro deputato, brevissimo, al di là di tutta la situazione burocratica che noi abbiamo conosciuto stasera, l'illegalità della bolletta è la lettura stimata che la Gori l'ha stimata sempre maggiore rispetto ai consumi completi. E noi l'abbiamo anche contestato. Loro che hanno fatto?
in un soggetto singolo, quella è la bolletta e quella è la bolletta. In un condominio dove abitiamo noi, che ci sono 6 fabbricati con un solo contatore che alimentano 12 persone, i consumi a chi li diamo? In base a quali consumi? Loro hanno stimato, hanno doppiato la stima e ci hanno mandato le bollette elevate. Questo sono. Teoricamente pensi che dovrebbe essere millesimi, teoricamente pensi che dovrebbe essere millesimi. No, è arrivato un'unica bolletta con un unico importo senza consumi, dai consumi stimati, poiché la ex acquedotto Resuviano aveva la bontà e la capacità di far venire i letturisti. Con la società Gori i letturisti sono scomparsi, quindi le letture reali non si fanno solo stimati e sono superiori a quelli dei consumi reali. Questa è una cosa che si dovrebbe ovviare. Questa è una cosa. Io l'ho contestato due bollette. Posso inserirmi un attimo, è attinente. C'è a me una parte, una parte di se lo sono già visto che ero creditore. Hanno fatto a tutti. No, perché quando poi devono pagare, non pagano in soldi, perché noi paghiamo pure l'IVA sulla bolletta pagata in rata. Loro automaticamente la scalano dai consumi, non la scalano in soldi, ma dai consumi che poi in futuro verranno recuperati. Allora io sarò molto ma molto sintetico, però le domande sono tre, perché ho partecipato a Sant'Anna stasera, ok? Lei stasera è stato molto molto più in dettaglio rispetto all'altra volta. La domanda l'altra volta non gliela feci perché fu anticipata. Allora la domanda è questa: su tutto quello che lei ha raccontato dovete calarci il codice penale, perché ci sono dei falsi che fanno la stipulazione. Lei racconta delle cose che non stanno dicendo in te. Quindi a parte. E, no, e non mi no, ma scusa, quando lei dice che i bilanci sono stati gonfiati, io non capisco perché come consumatori non si passa cioè legalmente a fare degli attacchi pesanti. Prima cosa. Seconda cosa, stiamo parlando di bollette pazze, però in quella giornata furono approvate 2 delibere, o come si chiamano. La delibera della regione che fino a fatto? Che annulla le bollette pazze. Questa è la seconda, come no? Lei l'ha detto, ci fu un accordo. Ma allora c'è stato o non c'è stato? Seconda cosa. Terza cosa. La terza cosa è questa. Noi abbiamo fatto, chi ha presentato la raccomandata a Santa Anastasia, chi l'ha presentata, insomma, ma qual è il senso? Che cosa dobbiamo fare? Visto e considerato che è la Dori imbrogliando o mischiando le carte ha detto vi do un mese di tempo. Ha sospeso però. Allora, la mia domanda, la questione dei bilanci, allora, quella cosa sta scritta chiaramente nei bilanci di Gori, sta scritta in italiano, e sarebbero stati, diciamo, bilanci gonfiati se i comuni non avessero approvato quella delibera dei convai del 27 ottobre 2012, oppure se, diciamo, il commissario non l'avesse riapprovata, diciamo, seppur modificata molto leggermente, il 30 giugno 2014. Ovviamente se quei crediti, diciamo, quegli introiti vengono certificati dall'ente che dovrebbe autorizzare le entrate, non possono considerarsi falsi, almeno a mio avviso, cioè nel senso che poi se ci sono altri tipi di aggiornamenti, se qualche altro perso, cioè nel senso che anche una denuncia da parte dei singoli cittadini, di altre associazioni, ben venga, più cose si attivano su questo tema, meglio è per quanto mi riguarda. Sul secondo punto, la regione non aveva, cioè l'ente d'ambito approvò quello schema di accordo, ma la regione non aveva ancora approvato, diciamo, ogni ente lì doveva passare attraverso i suoi organi depositari della volontà di decidere. Per la regione era la giunta regionale. La giunta regionale non decise di accollarsi quel debito perché sarebbe stato
fondamentalmente ingiustificato, quindi i sindaci in qualche modo furono ingenui, furono un poco, come dire, presi per i fondelli forse anche, quindi diciamo, come non si richiederebbe a un buon padre di famiglia un po' più di diligenza nel contrarre con delle persone che poi si tirano indietro, anche perché non avevano ancora approvato la regione, cioè il riprendersi questi compagni. Sull'ultimo punto, noi faremo un ricorso al Tribunale di Napoli e poi ai cittadini, chi si vorrà aderire, aderirà. La situazione è che fino al 30 non verranno fatte a ulteriori, fino alla fine di novembre non verranno fatti ulteriori passaggi per riscuotere queste bollette. Dopodiché, diciamo, ci si può fare sia ricorso al giudice di pace singolarmente, individualmente, però diciamo che il singolo cittadino deve fare ricorso se vuole al giudice di pace, se vuole accompagnarsi a noi come vede il consumatore, lo fa come vede il consumatore con l'intervento al ricorso di Napoli, se vuole agire singolarmente, sempre tenuto conto però che se riuscissimo ad ottenere l'illegittimità della delibera dal punto di vista amministrativo, la cosa cadrebbe per tutti indipendentemente, cioè sarebbe la migliore soluzione possibile, ovviamente. Non pagare il momento, poi ci sono strade, ci sono buone ragioni, anche quelle che ho detto prima, che avete sentito tutti, che capite tutti anche abbastanza intuitivamente. Sia dal punto amministrativo sia dal punto di vista privatistico, ovviamente la strada migliore sarebbe vincere la causa al TAR, che lì cade tutto a monte e noi siamo più tranquilli, però anche ovviamente ci possiamo difendere anche dal punto di vista privatistico personale. E io diciamo un invito al di là di delle posizioni diciamo, del tutto legittime diciamo, degli amministratori, l'unica cosa che però penso che sulla quale penso che possiamo sicuramente fare un'intesa è il fatto che i comuni devono ritornare alle proprie competenze, cioè su questo dopo due anni diciamo, non può andare avanti, e io su questo diciamo, chiedo al sindaco, cioè lascia perdere che andiamo nel lato e nell'assemblea del lato chi voterà a favore e chi voterà contro la liquidazione. La prossima di Amazzini con Pasquale. Poi vedremo chi si prende la responsabilità di fronte alla delibera che chiede la liquidazione di votare contro. Poi vedremo lì. La cosa che non si può accettare è che nessuno, che i comuni non debbano. Ma poca, che succede sull'ultima bolletta che deve arrivare a dicembre? Sulle altre bollette non c'entrano niente con questa dei comuni. Non c'entrano niente. Quindi se rispondessimo a quella dei compagni, con le altre bollette. Se vengono a staccare il contatore, andate giù la mazza. Perché assolutamente non possono staccare, diciamo, in considerazione il fatto che la regione si sarebbe accollata il debito della loro, io non mi risulterebbe perché la regione siamo noi, come noi andiamo a fare alla fine. Sull'altro, noi già abbiamo fatto una raccolta, già abbiamo protocollato al comune di Somma un mese fa. Domani scade, cioè questa raccolta firme è stata sottoscritta anche da gran parte dei consiglieri comunali, quindi io voglio capire se all'epoca avevano un'idea e oggi hanno cambiato idea. Senza riflessione io volevo agganciare il fatto dei contatori. L'azione legale purtroppo ha dei tempi lunghissimi. Il 30 novembre ci scadono queste cose. Noi possiamo avere anche delle ripercussioni dalla luce. Noi ne sappiamo, possono venire a mandarci delle cartelle, possono venire anche a staccarci un datore. Ora io dico, non è opportuno da parte dei sindaci emanare delle ordinanze che vietino al lavoro il distacco dei contatori per far stare più tranquilla la cittadinanza. Perché sono cartelle con un paio di lavorazioni da fare. Vogliamo raccontare dal punto di vista privato, è possibile che scavate la fame. Molti comuni della salute. Ma laddove dovesse essere necessario, sicuramente. Ma adesso non è ancora. Sono stati no, ma come avere per professioni pregresse, non c'entra, ma questo non c'è. Se io non pago le cose, non possiamo liberalizzare, che la gente deve pagare un dovuto. Noi non siamo
vogliono queste bollette, questo tipo di bollette, questo, poi bisogna dire anche la verità, alla Cori se uno va ti fanno la rateizzazione, questo uno, ecco, diamo a Cesare quello che è di Cesare, voglio dire, almeno da questo punto di vista, a me hanno staccato un paio di contatori con una lettera mia come sindaco, immediatamente dopo due giorni sono andati a riattaccarla, mentre ad altri ho fatto delle lettere, hanno fatto delle rateizzazioni molto lunghe, quindi almeno da questo punto di vista, però non è giusto che un cittadino deve andare dal sindaco per farsi fare la lettera, per non farsi staccare il contatore o per... Sindaco, ma è giusto, ma se io non parlo... Sì, ma questo ciò ora non possono staccare l'acqua, non lo possono staccare, voglio dire, questo c'è bisogno che le bollette sono regolari, quindi i consumi sono stati pagati, quindi come bisogna staccare? Se parliamo delle bollette che sono arrivate adesso, ma se parliamo delle utenti normali, è normale, quella paralizzazione possiamo fare niente, la città non si può fare niente. Però voglio dire, per chiudere con l'intervento che faceva lui, io penso che comunque Pasquale abbia la necessità giustamente di fare un passaggio politico con i consiglieri, con tutti quanti. Noi siamo ecco, alla fine io spesso divertendomi con gli assessori dico che al primo posto in un paese c'è il parroco. Poi viene il maresciallo, perché alcuni ci vogliono il sindaco, no, poi vengono i cittadini, poi vengono gli assessori, i consiglieri, alla fine l'ultimo è il sindaco, perché ascolta tutti quanti. Quindi penso che Pasquale abbia il dovere di fare un passaggio politico corretto. Un amico volesse dire, bloccare provvedimenti in relazione a queste bollette, non provvedimenti in generale, in relazione a queste bollette. Cioè, sono già sospese. No, c'è ancora, ecco, questo passaggio tra i sindaci con la Cori, anche tutti gli altri sindaci, anche quelli che non fanno parte della rete dei sindaci, voglio dire, stanno comunque non dobbiamo parlare di diritti in senso unico, no, cioè la Cori, ma anche no, ma laddove dovesse essere necessario faremo sicuramente dei provvedimenti per evitare, cioè, perché deve pagare per uno che ha consumato il 2006 e il 2007, no, assolutamente c'è una certezza, il diritto se va, ma perché loro dicono consumi pregressi. Noi dobbiamo partire a questo posto, quindi lo deve pagare nessuno. Esatto. Però deve pagare. Esatto. Questa è la regola. Se è commesso un errore, se ha commesso un errore, queste cose certamente vanno rettificate anche le prese. Ma non bisogna giustificare nessuno. Altro esempio, tanto per chiudere. Io sono 53 persone. È arrivata una bolletta unica. La dice se è mese di ripartire. Per far sì che la serata. Una casa che è stata chiusa in quegli anni, perché devi pagare? Se ci sono i subcontratori, perché casa è consumo, non c'è, ci sono i subcontratori, questo fa parte però più del debito. Questa è una deficienza che non sta trovando adesso, perché se c'era il contatore, è arrivata una sola moneta anche gli anni passati, la c'è il bravo di stare eliminando adesso, che è arrivata la moneta, perché non l'avete eliminato prima se l'è saltata, l'acqua dopo ci facciamo anche il contatore, ed è una cosa più normale. Non è tanto semplice da fare. Non è tanto semplice, ma possiamo... Non è tanto semplice. Allora io dobbiamo cercare di capire. Tecnici però. Solitamente quando chiudono i sindaci, sì, allora vedi quelli che fanno le Iene, oppure che fanno, che vanno nei paesi e vanno a chiedere, allora ci aggiorniamo fra 4-5 mesi in modo tale da capire, tanto poi ci portiamo in temporale. Sindaco, sicuramente in concludo salutando tutti quanti, voglio ringraziarvi per essere stati qua e ringrazio soprattutto il gruppo dei ragazzi della città Cambia, di questa persona che ha organizzato la manifestazione, mi ha chiesto di, insomma, rappresentare e moderare il dibattito, l'assemblea, diciamolo così. E, naturalmente questa non resterà lettera morta, quello che tu dicevi adesso è giustissimo. L'intenzione di stasera era quella, uno, di fare chiarezza su questo aspetto, perché insomma si è stato detto tutto il contrario di tutto.
e penso che stasera ce ne andremo a casa con qualcosa, sapendo qualcosa in più, conoscendo qualcosa in più su questa vicenda. Secondo, sfatando questo tabù che insomma non è superabile, la vicenda Gori, la questione Gori, la gestione Gori non è superabile. Invece abbiamo capito che se c'è la volontà da parte delle amministrazioni è un obiettivo raggiungibile. E terzo era quello di fare una proposta concreta al nostro cittadino, al nostro primo cittadino, affinché si faccia chiarezza sul rapporto dell'amministrazione comunale con la gestione dell'acqua pubblica, perché noi siamo stati, lo dico anche rispetto agli altri comuni, in passato per quelle che sono state le mancanze della Gori, insomma noi Suliani è stato il paese più colpito dal punto di vista delle interruzioni idriche, per la cosiddetta questione dell'ultimo, era l'ultimo numero del terminale, appunto, della cosiddetta pompa che trasmetteva acqua in tutta la zona mesuviana. E noi siamo stati, per le carenze di infrastrutture, perché la Gori mancava in questo, l'ammodernamento delle due carte, noi su questa cosa ci siamo, stasera abbiamo lanciato la proposta e continueremo a esserci nei mesi successivi. Noi abbiamo il dovere di non essere sentimentali, no, cioè, no, se 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 no